tutta, passata, presente e futura, è il momento di consegnare un premio. Bravo! Come ogni decennale che si rispetti, e questo è solo il primo, tocca istituire un premio speciale. Non poteva che andare allo spammatore animatore più indefesso che la mula possa desiderare, al cultore del blog muresco, al divulgatore di tradizioni e miti della mula, all'anticipatore seriale di preparativi per gli eventi, al più fervente credente dei santi, al ghostwriter di ogni presidente mula, all'assalitore notturno, al grido di un inquietante Marmolfina! Nascosto dietro una scorza da tempo sovietico, al creatore Edoardo di gruppi organizzatori, al più audace dei calaponi, qualunque cosa voglia dire, a colui che in questi 10 anni ha collezionato il maggior numero di commenti inopportuni, soprattutto in forma di tanquinatore di nomi arrivati, a colui che in questo decennio ci ha perseguitato con pimponi epici sul senso della mula e dell'andare in montagna insieme, discorsi inarrestabili, degni del più esperto dei prevosti. Avevamo pensato ad un bestone da vescovo, ma forse i santi non ce l'avrebbero fatta passare liscia. Abbiamo quindi ripiegato su un mulo d'oro, ma non è un mulo come gli altri, è un mulo di nome Pippo. Consegniamo quindi con viva e vibrante soddisfazione il pippone d'oro a Daniele!